generazione ha visto gli ultimi rampanti contadini del pensiero stare chiusi negli uffici delle sedi di partito a imparare a menadito stanchi editoriali da portare alle riunioni con ardore battagliero. La mia generazione ha visto gli ultimi poeti maledetti senza scuola darsi vanto di un disagio pressappoco esistenziale fra il miraggio zodiacale e il fascino rubato certi film di possedere una pistola. È la mia generazione che rinnega la città, che non vede da lontano e non sente l'astrazione positiva del concetto molto strano di individuo nella collettività, di individuo nella collettività. La mia generazione è stata anni dentro casa ad aspettare di finire l'università per capire troppo tardi che era l'unico rifugio per evadere dal lungo purgatorio dell'entrata in società. La mia generazione è stata al passo con i tempi in senso patologico mentale in un serio allineamento alla paralisi mediatica la sovraesposizione matematica, culturale e neuronale. È la mia generazione che rinnega la città, che non vede da lontano e non sente l'astrazione positiva del concetto molto strano. Individuo nella collettività, individuo nella collettività, individuo nella collettività. La mia generazione ha caricato sulla schiena il fallimento dell'idea dei propri nonni, rovinata sull'altare consumistico dei padri, che attendevano in poltrona socialistiche pensioni, conquistate e rivendute in pochi anni. La mia generazione a Genova è stata amputata della sua internazionale volontà, castigata con i fini servitori dello Stato. Ai bisogni sconfinati la risposta degli eventi chiede a ognuno per le sue capacità.